153 km in linea con il copione del 98esimo giro. Pianura poca, attacchi tanti, inseguitori convinti, nessuno. Nella Forlì-Imola, undicesima frazione, che vede 13 corridori in fuga dopo il primo Gran Premio della Montagna del Trebbio. Tra loro lo spagnolo Injausti, primo sulla Betone, il colombiano Betancourt, gli italiani Pellizzotti, Montaguti e Rosa, il canadese Ejedal, il russo Zaccarin. Vantaggio massimo 5 minuti a inseguire, soprattutto la BMC di Philippe Gilbert, l'ex irritato finora deludente. Quando si capisce che anche oggi i fuggitivi possono farcela, si muove il Nur Zaccarin, che con la scusa di prendere punti al penultimo Gran Premio della Montagna se ne va. Mancano 23 km al traguardo. Altro elemento del copione rispettato, quello delle cadute. Vittima il colombiano Urán, che comunque rientra in gruppo facilmente. Sull'ultima salita potevano mancare le punzecchiature tra Contador e Aru. Questa volta è lo spagnolo a scattare un'azione più dimostrativa che altro, utile più a prendere in testa la successiva discesa viscida che a guadagnare effettivamente terreno in classifica. Il Nur Zaccarin, 25enne, che alla vigilia del Giro si era rivelato vincendo il Giro di Romandia, conquista la sua prima tappa al Giro in solitaria e con merito. Davanti a Betancourt e a Pellizzotti, gruppo a poco più di un minuto, Contador ha superato brillantemente un'altra giornata insidiosa. Ha sempre solo 3 secondi su Fabio Aru, eppure sembra il padrone di questo Giro.